Lui è in edicola questa settimana con una storia disegnata magistralmente su Amelia e le sette streghe, ma sentirete la seconda parte dove parla delle sue conferenze che sta tenendo in vari luoghi ed è una cosa interessantissima. Ascoltate bene un altro grande Tre Chiacchiere con... Ciao a tutti ragazzi, bentornati a Tre Chiacchiere con, oggi siamo con Roberto Vian, grazie mille per aver accettato. Grazie Emanuele, grazie a voi, saluti a tutti, grazie. Allora, io leggevo, artista autodidatta, fin da piccolo fa notare una spiccata propensione per il disegno, che è una cosa comune a moltissimi artisti. Nel suo caso, come è andata questa cosa? Cioè, da piccolo disegnava i supereroi? Ma la cosa, il ricordo più lontano che ho è il seguente, ed è, lo ricordo in modo molto carino. Uno dei primi giorni, alla prima elementare, la maestra ci ha chiesto di fare un disegno libero a scelta su un foglio di carta e io mi sono messo a disegnare un pastore con delle pecore su di una collina. E per me era una cosa spontanea, divertente, era una cosa che facevo anche a casa. E in prima elementare abbiamo 6 anni di solito, se non ricordo male. Allora mi sono sentito tirare per un braccio dalla maestra, con l'altra mano ha preso il foglio e mi ha fatto fare il giro della scuola per far vedere il disegno che stavo facendo. Ecco, da lì mi sono accorto che forse potevo fare qualcosa di carino su un foglio di carta, per cui se ne è accorto qualcun altro prima di me. E quindi proprio subito subito, tra l'altro se in prima elementare già comunque era un disegno da far vedere alla scuola, vuol dire che comunque disegnava anche ancora da prima, quindi proprio in tenerissima età. Assolutamente sì, non ho il ricordo di un inizio, di una scaturigine, cioè ho sempre disegnato in qualche modo. Certo. E a casa che cosa dicevano di questa passione? Ma mi ricordo che mio padre mi esortava molto, ecco, questo sì, ho questo ricordo molto bello. Mio padre mi esortava molto, la mamma doveva stare dietro i bambini, perché io sono il primo di 7 figli. Ah, complimenti. Wow, famiglie che purtroppo oggi non esistono più così numerose, insomma, era un evento di altri tempi. E dopodiché, dopo che la maestra ha fatto vedere questo disegno, a quel punto è nata magari una consapevolezza di poter disegnare proprio e quindi magari di fare questa strada. E sì, diciamo che all'inizio era una questione di curiosità. Mi ricordo che intorno ai 12 anni più o meno, mi sono letteralmente, è stato un innamoramento splendido, mi sono innamorato della scuola spagnola di fumetto, per Ok. cui Ezio, Luis García Mozos, con queste atmosfere molto cupe, perché hanno avuto una storia politica difficile in tempi recenti. E per cui mi sono avvicinato sì al fumetto, ma anche, e questa era la cosa che mi affascinava di più, a quello che si chiama iperrealismo. E per cui ho cominciato a insistere in quella direzione, sia a matita che poi con la china. Qui il ritratto, quello che diciamo il ritratto accademico, diciamo, ecco. In quel periodo per me era una specie di ossessione. E ricordo Ah, che ok. quando sono arrivato, No, dico, ricordo era sono molto. arrivato. Prego. No, no, prego, prego. È questo ritardo che ci uccide. E mi ricordo che quando sono arrivato a un risultato per me soddisfacente, in rapporto, perché poi c'è il confronto ovviamente, improvvisamente è scattato, ma non in modo razionale, l'interesse per qualcos'altro. Quindi per un altro tipo di disegno, un altro tipo di tratto. Esatto, e lì ho cominciato ad appassionarmi all'epoca all'uomo ragno, per esempio. Che è un classico per chi disegna e per i ragazzi che magari cominciano a disegnare. Sì, l'uomo ragno è un personaggio direi piuttosto indovinato, insomma, come lei sa, è nato all'inizio degli anni 60, e io trovo molto interessante, tra l'altro, per fare un collegamento anche con Disney.
perché se volessimo proporre un'equazione, potremmo dire, secondo me, che Peter Parker sta all'uomo ragno come Paperino sta a Paperinic. Ok, e quindi c'è anche un riferimento a ciò che ha disegnato poi in seguito. Sì, Perché poi io... c'è anche la cosa che trovo interessante, è la struttura attraverso la quale noi, come mentalità, in questo caso occidentale, impostiamo le narrazioni, la progettazione dei personaggi, dei caratteri. E questo riflette molto il nostro modo di pensare, che è appunto occidentale e non è qualcos'altro. Questa trovo molto interessante, la scaturigine, diciamo, di carattere concettuale. Ok, e, dopodiché il primo approccio, cioè il primo approccio col disegno proprio a livello di lavoro è stato con l'Intrepido? No. Sì, è stata una collaborazione breve in una serie horror ambientata a Milano e io in quel caso però ero stato chiamato a fare le rifiniture a China perché mi è sempre piaciuto all'epoca lavorare per esempio con le spugne, con le spugnature, con le chine e per cui avevano visto questa cosa e mi hanno invitato a contribuire al ripasso a China appunto delle matite. Ok, e questo che, di che te parliamo? Quanto aveva? Cioè, per capire... Intorno ai 21, 20, 21, 20 Ah, anni. ok. E, dopodiché ho letto che negli studi di, che poi comincia a collaborare con Stelio Fenzo e Vladimiro Missaglia. Allora, questo in precedenza, nel senso Ah, che ok. allora io non ho frequentato dei percorsi formali, accademia, eccetera, perché non mi interessava. Ho fatto una cosa molto semplice. Dal momento che il Veneto, adesso un po' meno, dalla Seconda Guerra Mondiale è stata una delle scuole più importanti, per così dire, uno dei nuclei geografici più importanti per quanto riguarda i disegnatori di fumetti, abitando io in zona Venezia, ho semplicemente alzato la cornetta del telefono e ho chiamato un paio di disegnatori di cui stimavo il lavoro e ho chiesto loro se potevo andare periodicamente nel loro studio a far vedere delle cose. Tra i quali appunto Stelio Fenzo e poi Vladimiro Missaglia. E la reazione loro com'è stata? Ci hanno accettato subito? Allora, il rapporto con Stelio Fenzo è stato assolutamente straordinario, perché lui mi diceva, guarda, a un certo punto mi ha detto, guarda, io ho una decina di ragazzi che venivano qua, sei rimasto solo tu. Ho detto, va bene, ecco. Nomino Fenzo perché allora, lui aveva un ripasso a china che secondo, a pennello che secondo me era assolutamente straordinario, di una scioltezza e di un'eleganza veramente bellissima. Non è facile trovare una cosa del genere, il pennello è molto difficile. E poi mi faceva fare degli esercizi che gli altri non mi facevano fare, esercizi estenuanti, però secondo me di una utilità molto promettente. Mi faceva per esempio ripetere. Io riportavo, non so, tre tavole ambientate in un contesto western, esaminavamo insieme gli errori, l'intenzionalità di narrativa, eccetera, e poi me le faceva ripetere fino a 7 volte quelle serie. Ah, però era un bel esercizio, ma era anche abbastanza impegnativo, diciamo. Sì, io l'ho trovato molto utile dopo. Lui all'inizio mi ha chiesto, abbi pazienza, se ti fidi di me andiamo avanti. Ho detto assolutamente sì, perciò altrimenti non verrei. Poi negli anni mi sono accorto, è una cosa molto carina, ho conosciuto un ragazzo italiano che è andato a New York, alle Berkeley, a studiare musica, batteria, un paio d'anni, 2 anni e mezzo. E quando è tornato, gli abbiamo chiesto con curiosità, raccontaci un po'. E lui ci ha detto, guarda, quando siamo arrivati là, il professore ci ha dato 4-5 fogli di spartito, non di più. Per 2 anni e mezzo abbiamo fatto solo quello dalla mattina alla sera. Erano molto difficili, però erano solo 5. È un metodo interessante, è una tecnica. Dice, nel momento in cui hai preso scioltezza con quel tratto, a quel punto poi lo puoi applicare anche, cioè è il metodo che devi imparare e poi lo puoi applicare a qualunque cosa. Questo è il senso.
Esattamente, io qualche volta ho avuto occasione, mi hanno chiesto di fare dei corsi di disegno, eccetera. Più di qualche volta ho cominciato solamente con il disegno a matita realistico dell'occhio, perché l'occhio è un oggetto complesso, la luminosità, la forma, la profondità, l'espressione. Una volta che si è presa confidenza e si è affinata la sensibilità con quell'oggetto, quell'occhio, poi si ha la struttura cognitiva per poter affrontare anche tutto il resto in modo più semplice. Ok, e quindi sì, ha un senso. Dopodiché cambia completamente il tipo di orientamento, perché ho letto dell'incontro con Giovan Battista Carpi e quindi tutto il mondo Sì, allora. Disney, che era molto Sì, diverso da quello che esatto. stava facendo fino a quel momento. Sì, era molto diverso. Allora, qui le cose sono abbastanza semplici, nel senso che io non avevo, allora, avevo sempre letto Topolino anch'io, per cui i personaggi mi piacevano molto e l'idea di provare a farli l'ho trovata molto divertente, anche perché il disegno Disney è una cosa molto diversa dal disegno, diciamo così, realistico. Nel senso che le strutture della logica nel fumetto Disney, la strutturazione dei personaggi spesso salta per aria, non si può proseguire per logica. I personaggi sono diversi a seconda della posizione, a seconda dell'espressione. Ecco, Certo. questo invece è molto più semplice nel disegno realistico. E poi è anche difficile in Italia accedere a delle collaborazioni se non si conosce qualcuno. Questo è molto Certo. difficile. Certo. E devi andare lì con qualcuno. E dunque viene prima il rapporto e dopo il lavoro. Nel mio caso con Disney è successa una cosa che non sapevo, non mi aspettavo e che mi ha permesso di iniziare la collaborazione senza fare troppi pasticci, senza andare là con un numero di chi che sia, nel senso che ho saputo che in quel periodo da poco Disney Italia si era costituita come azienda, prima pubblicava Mondadori, e Sì. per cui avendo loro intenzione di allargare il mercato, hanno anche aperto i cancelli a delle possibili nuove collaborazioni, sia di disegnatori che di sceneggiatori. E per cui io mi sono proposto in un momento in cui l'azienda era disponibile. Ok, Per questo cui ho prima telefonato. dell'Accademia Disney. Questo prima dell'Accademia Disney, sì. Ok. Io all'epoca facevo un altro lavoro, lo dico in sintesi così non ci annoiamo tanto. Facevo un altro lavoro, ho telefonato a Milano a Giovan Battista Carpi, che prima che un disegnatore era un intellettuale, aperta e chiusa parentesi, e ho detto, guardi, ho sentito che sareste disponibili a vedere del materiale. Posso venire a Milano X giorno? Mi fa sì, venga. Vado a Milano. C'era un mucchio di gente, quindi mi sono anche un po' spaventato. E quando sono entrato nell'ufficio del Carpi, che era sprofondato nella sedia, la prima cosa che mi ha detto è: per favore, mi faccia vedere qualcosa di decente. Ho detto: va bene, io le ho portato delle tavole Disney, è la prima volta che disegno i personaggi Disney, e poi le ho portato anche delle altre cose che quelle che facevo in precedenza, per fargli un po' vedere come mi muovo con la Certo. mano. E lui, guardando da ottimo professionista, guardando quello che aveva davanti, ha deciso, va bene, ok, possiamo cominciare il corso a Milano. E lì ho cominciato un corso. Io andavo a Milano, mentre continuavo a lavorare, circa ogni 2 settimane a far vedere una decina di tavole di matita. Dopodiché, a un certo punto, e questo è il punto in cui sono entrato, a un certo punto, dopo un anno, siccome Carpi ogni volta che andavo a Milano mi diceva sempre la stessa cosa, mi diceva, continui. Non mi diceva nient'altro. Ho capito dopo il perché. Dopo un anno mi sono un po' annoiato di questo avanti e indietro, mi sono licenziato dal lavoro, mi sono preso una settimana di ferie, ho radunate le pagine a matita fatte fino a quel momento, sono andato a Milano e ho detto: senta, signor Carpi, ci conosciamo da un anno, anche a livello personale ci siamo visti un po'. Lei ha visto come lavoro, come disegno. Io ho lasciato il mio lavoro perché voglio fare questo lavoro. Mi volete o no? E lì mi ha dato la sceneggiatura.
Wow, sì, ogni tanto riflettevo mentre lei parlava che ogni tanto bisogna prenderla in mano la situazione, perché sennò magari poi, magari per vari motivi e non perché per mancanza di interesse, magari rischia di trascinarsi ancora più a lungo, però è stato un gesto coraggioso. Ma è stato un gesto che ho sentito molto spontaneo. Io dovevo fare quella roba, per cui l'ho fatta. Certo. E quindi l'esordio con i personaggi Disney è stato Veri Nick? No. No, è stata una No. storia, mi pare Paperino e il premio della prima, se non ricordo male. Ok, che qui proprio non, Comics Box è molto affidabile su tante cose, su altre proprio manca completamente. Infatti, addirittura la prima mi dà Veri Nick del 97. Invece no, ovviamente, esattamente. Com'è stata praticamente la prima storia? Cioè, uno dice, ci ho provato, ho fatto un anno di prove, dopodiché ho rischiato tutto andando lì, e poi il primo Topolino con la sua storia, com'è stata come sensazione? Beh, è stata un'avventura affascinante, nel senso che una volta che Carpi mi ha dato la sceneggiatura, io mi sono chiuso in casa praticamente per un mese e mezzo per fare le matite. E perché lì, nella mia intenzione, avrei dovuto conquistarmi il pass per entrare, per convincermi, diciamo. È stato molto impegnativo perché i personaggi Disney, io non avevo dietro di me un anno o due di frequentazione con questi personaggi. E ripeto, sono difficili da disegnare e per cui ho passato molto tempo a controllare, a ricontrollare per diritto e per rovescio le pagine, i personaggi, i bilanciamenti, le strutture. Però tutto quello sforzo ovviamente poi è ritornato indietro perché è tutta esperienza. Certo, ed è andata subito bene? Sì, la cosa che mi ha fatto piacere è che all'epoca funzionava così, adesso non lo so. Funzionava così che chi iniziava la collaborazione come disegnatore veniva pubblicato non sul Topolino, ma su riviste altre, su altri magazine, raccolte, eccetera. E poi dopo un anno e mezzo, cominciavi. Se loro ritenevano anche sul Topolino. Io, dopo la prima storia che mi hanno pubblicato su Paperino Mese, se non ricordo male, subito con la seconda sono entrato subito in pubblicazione con il Topolino, cioè col magazine principale. Questo mi ha fatto molto piacere. Certo, perché vuol dire che ha accorciato enormemente la gavetta, tra virgolette, quindi vuol dire che era già pronto per il magazine principale, certo. E quindi praticamente quando ha visto questa prima storia su Paperino Mese, ha avuto la sensazione, ok, ce l'ho fatta, o è stata la prima su Topolino a dire, ok, sono tra i disegnatori Disney in pianta stabile? Allora, la prima volta che ho visto qualcosa di stampato, che è molto diverso da come lo vedi sulla pagina, mi sono detto, mio Dio, che disastro, quanti errori. Bene, cominciamo a migliorarli, a correggerli. Ah, ok. Questo è stato proprio il primo approccio, che però probabilmente per una voglia di fare bene, perché se poi già dalla seconda storia era passato su Topolino, vuol dire che i risultati probabilmente piacevano più di quanto piacevano a lei. Sì, potrei supporre di sì. Poi, tra l'altro, la seconda storia che è andata pubblicata, come abbiamo detto poc'anzi, sul Topolino, il titolo non me lo ricordo, però era una storia ambientata, c'era Topolino, i tre nipotini e poi anche Paperone, mi sembra, che facevano praticamente il giro del mondo, Ok. indossando anche dei costumi, per cui galeoni spagnoli XVII secolo con i relativi costumi, poi sui deserti medio orientali con cammelli, e per cui è stato molto, molto, molto impegnativo. Impegnativo, è certo. Sì, molto impegnativo. Però è una scuola, diciamo, come diceva un famoso generale, allenamento duro, lotta facile. Esatto. E dopodiché ho visto che c'è stato l'incontro con Cavazzano. Sì, con Cavazzano, con Giorgio, sono
L'ho frequentato credo un paio d'anni nel suo studio, perché io all'epoca abitavo a una decina di chilometri da dove abitava lui, da dove credo abiti ancora adesso. E per cui lui all'epoca, se non ricordo male, veniva pagato da Disney per raffinare un po', per dare dei suggerimenti ai disegnatori che avevano iniziato da poco. Ok. Ecco, qui c'era a Genova, lo faceva il Carpi, in zona Venezia lo faceva Giorgio. E in altre zone lo faceva qualcun altro. Qui ho avuto occasione per diversi mesi di frequentare anche il Carpi, il Calassano, che lavora in modo molto diverso dal Carpi. Esatto. E quindi com'è stato questa seconda, diciamo, esperienza con un altro disegnatore diverso da Carpi? A livello di tratto. La cosa che ricordo di più è che con Giorgio abbiamo lavorato molto sul modo di raccontare le storie, che è una cosa fondamentale, perché il fumetto è narrazione per immagini Certo. sostanzialmente. E per cui mi ricordo che le sceneggiature, tra l'altro, me le dava lui e mi dava sceneggiature di Cortegiani, François Cortegiani, che usava lo storyboard. E poi mi dava le sceneggiature di quel signore meraviglioso, che tra l'altro ho scoperto in quel periodo, all'epoca che abitava a 2 chilometri da dove abitavo io, perché dopo ci siamo visti anche personalmente, che si chiamava Rodolfo Cimino. Ok. Rodolfo Cimino, come magari lei saprà, lavorava anche lui con storyboard, e la cosa impressionante è che di Cimino non riuscivi a cambiare niente, perché aveva una capacità di narrazione che era assolutamente impeccabile. E per cui, lavorando su sue sceneggiature, un po' alla volta incameri a livello cognitivo quel modo di raccontare, quel modo di. Poi magari lo cambi a seconda del tuo modo di sentire, però hai un'impostazione di inizio che è molto buona, che è molto soddisfacente. Questo è fondamentale. Ok, quindi c'è una base di partenza più alta di una sceneggiatura normale. Sì, perché allora, disegnare bene e scrivere bene, scuso la banalità, mi scuso per la banalità, è difficile. Certo, è vero, è vero. E infatti, immagino prima quando ha detto che Carpi, quando lei è entrato, le ha detto per favore mi faccia vedere qualcosa di decente, perché immagino che nel momento in cui la Disney disse cerchiamo nuovi disegnatori, poi si siano presentati anche una valanga di persone che disegnavano Paperino e Topolino, lo copiavano dalle copertine nelle loro camerette, ma da qui a fare il disegnatore di Topolino. Ci passa un mondo. Sì, è molto diverso, sì. Quando si affronta la sceneggiatura e si ha davanti una pagina con degli spazi da organizzare, è un'altra cosa, è completamente diversa la cosa, sì, molto diversa. Esatto, che un conto magari ecco illustrare, e un conto è raccontare una storia e quindi fare un fumetto, è un linguaggio diverso. Sì, perché all'inizio si tende un po' ad esibire se stessi un po', sia con il disegno che con la scrittura. E quella è una cosa che con il tempo in teoria si dovrebbe imparare, diciamo, a controllare un po'. Ci vuole un po' di tempo perché l'ego, purtroppo, l'ego è una cosa terrificante, è una cosa difficile da tenere a briglia. E questo è uno dei problemi. E poi c'è anche il problema di lavorare all'interno di frame definiti, di perimetri definiti. Poi ognuno ha i suoi problemi a seconda della sensibilità. Per cui ci vuole, bisogna assumere una tecnica sostanzialmente. Ecco, questa è Certo. la procedura. Alla fine è una tecnica. Che dia una sintesi di queste cose. Sì, per tecnica intendo una procedura, un protocollo, Esatto. delle regole. Esatto. Ecco, per poter incanalare quello che si è in grado di fare, soddisfando ovviamente la linea narrativa, che è una cosa fondamentale, ovviamente. E certo. E, secondo lei il modo di disegnare i personaggi Disney, da quando lei ha cominciato a collaborare con Disney negli inizi degli anni 90 a oggi, è cambiato? Allora sì, ci sono degli esempi di modificazione. Questo è una cosa un po' difficile perché allora, ognuno tende,
a voler avere un proprio stile, diciamo. Però in Disney è molto difficile questa roba qua. Allora, secondo me, metto questo puntello, stavo cercando un po' di inquadrare. Allora, secondo me, l'ultimo stile interessante in Disney è quello di Calazzano. Dopo, dal mio punto di vista, abbiamo visto solo dei tentativi di stile. Molte volte si fa confusione tra distorsione e interpretazione. Cioè, non basta tirare una linea più lunga o fare Il becco a punta. becco a punta oppure usare un ripasso a china un po' più rough, un po' più ruvido, perché quelle cose là, cioè, le sa fare chiunque. Uno stile è un'altra cosa. Per stile si può intendere una visione generale del segno che deve riflettersi in tutto quello che compone la pagina. Ecco, nel caso di Cavazzano questa cosa qua c'è. In altri casi, secondo me, sono più distorsioni che non interpretazioni. E poi là dipende anche dalle redazioni se te lo lasciano fare o meno, insomma, quello dipende anche dai Certo. rapporti personali. Certo. E lei personalmente ha cambiato un pochino, ha modificato, ha affinato o comunque non è più il modo in cui disegnava i personaggi Disney negli anni 90 o comunque è rimasto con lo stesso, perché normalmente magari molti disegnatori poi con l'evoluzione, con l'esperienza, con le tavole su tavole che vanno avanti, qualcosa naturalmente si modifica, non perché uno lo voglia, ma naturalmente poi si modifica. Sì, allora, per quanto riguarda i personaggi, io ho cercato di modificarli un po', però non me lo fanno fare. Ad altri lo fanno fare, anche se secondo me disegnano alcuni che sono bravi, lo disegnano in modo distorto il personaggio, però glielo fanno fare lo stesso. Come accennavo prima, purtroppo in Italia conta molto il rapporto personale, cioè se pensi di stare a casa tua e disegnare le tavole, per quanto tu ti impegni, non è che funziona molto. Cioè il plus te lo dà il rapporto personale. È Ok. una cosa che può risultare un po' qualcuno piace, qualcuno meno. A me non piace molto, per cui mi sono sempre tenuto un po' fuori da queste cose. E per cui mi sono concentrato sul ripasso a china e sulle atmosfere e sui fondali. Ecco, nella storia che dovrebbe uscire. Tra un po', Amelia, in quattro parti, lì penso si possa vedere come sto lavorando in questo periodo, per esempio. Ok, quindi puntando sul, diciamo, sull'arricchimento della tavola invece che una diversa interpretazione dei personaggi, se ho capito bene. Sì, perché se non te lo lasciano fare, lavori su qualcos'altro. Esatto, È ovvio. esatto. Di questa storia nuova che abbiamo detto che è per l'anniversario di Amelia. Sì, è per Sì. il 60° anniversario della nascita di Amelia da parte di Karl Barth, come è noto. Certo, perché ho notato ultimamente che il colore è cambiato molto su Topolino, anche per via del fatto che poi si pensa già a una probabile edizione in cartonato e quindi in volume grande. Lei quindi cioè, ha pensato disegnando questa di Amelia che poi probabilmente potrebbe essere, e quindi, come diceva lei, sfondi, chiaroscuro, luci, eccetera, eccetera, magari pensate per un colore diverso, non più un colore piatto come magari era negli anni 90. Sì, ha visto bene. Sì, Companini adesso con Alex Bertani, che reputo a livello, per essere italiano, è un direttore di testata assolutamente straordinario. È difficile trovare una persona così. Ecco, con lui parliamo di lavoro, punto. È una buona cosa. E sì, stanno molto attenti anche al colore, desiderano una luminosità più interessante e per quanto riguarda poi la pubblicazione eventuale in cartonato, sì, perché Panini è interessata a pubblicare appunto poi in edizioni più grandi per il collezionismo, ma di più io questa storia di Amelia l'ho pensata, come ho scritto anche ad Alex, gli ho detto guarda, io ti ho fatto questa roba qua, la puoi colorare. Con un po' di attenzione perché è un po' difficile da colorare, e se vuoi poi puoi pubblicarla anche in bianco e nero perché l'ho pensata anche perché stia in piedi in bianco e nero. Per cui hai due opzioni.
Io infatti stavo pensando con un altro disegnatore, adesso non mi ricordo il nome perché se ne sono accavallate veramente tante di chiacchierate e quindi confondo con chi ho detto cosa, però stavo pensando che in determinati casi sarebbe molto bello se facessero un'edizione in bianco e nero di storie Disney, cioè un volume per collezionisti quando il bianco e nero merita di essere visto, perché sennò noi non lo vedremo mai. Sì, sono d'accordo. A me il bianco e nero piace moltissimo. Infatti, appunto, anche quando lavoro sulle cose Disney, cerco di fare attenzione in modo da poter soddisfare la loro esigenza di pubblicare a colori, però anche eventualmente una produzione in bianco e nero. E allora, io mi ricordo che in uno scambio di mail con Alex Bertani, a cui appunto dicevo questa cosa, mi ha detto: sì, è interessante, mi piacerebbe molto, dice lui, magari un domani cominceremo a stampare anche qualcosa in bianco e Esatto, nero. anche perché mi sembra che in Francia lo facciano, cioè in Francia facciano tutto a colori, ma poi l'edizione da collezionisti, l'edizione particolare sia quella in bianco e nero. Certo, sarebbe una cosa di nicchia in Italia la storia Disney in bianco e nero, perché sappiamo che Disney siamo abituati da sempre ad averla sempre, lo vediamo solo a colori, però in determinati casi, e secondo me non tutti lo meritano poi la ristampa in bianco e nero. Perché no, non tutte le storie che vengono pubblicate sul tavolino, onestamente, poi meriterebbero appunto cioè dipende se c'è qualcuno che l'ha pensata in bianco e nero come ha fatto lei, se no, altrimenti non avrebbe molto senso. Sì, assolutamente sì. Devo dire che con Panini vedo un editore che, a differenza di altri, molto attento a queste possibilità di apertura, di allargamento. Mi sembrano molto sensibili e mi sembrano molto attenti, molto centrati su queste cose. Infatti con Panini, che ci collaboro da un paio d'anni, mi sto trovando molto, molto bene. Spero che continui così. Un atteggiamento radicalmente diverso rispetto ai precedenti, per quanto mi Certo, riguarda. ma anche perché è un editore che è abituato a pubblicare anche editori, anche fumetti americani, fumetti, quindi è un grandissimo editore Disney pubblicava solo Disney. Loro pubblicano di tutto e quindi probabilmente mescolano anche le esperienze, fatte con altri tipi di fumetto e quindi, travasano probabilmente anche le esperienze da un settore a un altro. È una mentalità diversa, secondo me, perché con Disney prima avevano quel prodotto in ordine di monopolio e per cui tendevano a sedersi un po', e per cui Esatto. diventava una specie di ministero. Ecco, Panini invece ragiona in modo diverso, si chiede, secondo me la domanda è questa: che cosa posso fare di più per fare meglio, per allargare le possibilità di attenzione, per essere più interessante, più prospettico? Ecco, si fanno questa domanda in continuazione. Li vedo anche da cosa stanno cambiando in 2 anni. Ci sono dei cambiamenti che magari dall'esterno non si vedono molto, però dal punto di vista tecnico dell'impostazione del lavoro si capisce che si stanno muovendo e si stanno muovendo anche con una certa rapidità. Ecco, È è una vero. mentalità diversa. È vero, infatti io quando anni fa poi Walt Disney Company cedette a Panini la pubblicazione di tutte le testate Disney, devo dire che rimasi male, perché dico, ma come la Disney che il suo prodotto lo cede, e invece è stata una mossa ovviamente azzeccata, perché ha capito che c'era qualcuno più esperto in quel tipo che avrebbe potuto far crescere meglio il prodotto Disney, le testate Disney. Sì, ripeto, io per quanto mi riguarda, io posso parlare della mia esperienza personale, che spero valga anche per altri, il rapporto con Panini per me è stata una sorpresa strepitosa, perché Esatto. la mia esperienza, ho fatto delle cose anche con altri, è molto diversa. Cioè, in Italia c'è una mentalità molto, cioè vale di più se ci conosciamo. Vale Certo, molto di sì, so più. esattamente che cosa sta parlando. Il lavoro viene dopo, al punto che sembra che l'obiettivo sia curare i rapporti personali e non far vedere la pagina. Ecco, io con Panini ho avuto la netta sensazione
che quando mi hanno invitato, è stato un incontro molto bello perché mi ha scritto Alex Bertani per invitarmi prima a Milano e poi a Modena, e dal modo di parlare, mentre lui mi parlava, io mi dicevo: ma è vero? Accidenti? È strepitosa questa roba. Finalmente è una persona che parla di quello che stiamo facendo. Punto. Esatto. E poi se nasce e se c'è un rapporto personale è una cosa in più che può venire dopo, ma la base appunto dovrebbe essere quella di quello che stiamo facendo e del lavoro. Ma lo so perfettamente perché ho lavorato 15 anni in Walt Disney Company nel retail, ero nei negozi e so esattamente di che cosa stiamo parlando, quindi salterei a più pari. Sì, poi sì, interessante quello che ha detto, mi affascina. Poi un'altra cosa che mi viene in mente è che sempre Bertani, quando ci siamo visti a Milano la prima volta, a un certo punto, così di punto in bianco, mi ha detto una cosa bellissima per me. Mi ha detto: io non esco con nessuno. E io gli ho risposto: finalmente. Grazie. Certo, questo chi l'ha capita sa esattamente di che cosa stiamo parlando, che è fondamentale. Lei ha disegnato Paperi Nick, Wizard of Mickey, e poi Racconti intorno al fuoco, tante saghe famose. Com'è stato ogni volta cambiare un pochino l'approccio ai personaggi, ai disegni, per esempio tra Paperi Nick, tra Zio Paperone normale, Paperi Nick, Wizard of Mickey, che sono stili e modi di vedere le storie diversi. Ma in realtà non è stato un problema, nel senso che allora, di solito in Disney mi chiamavano dopo aver instaurato le serie, perché le serie di solito vengono inaugurate da persone che gravitano in redazione. Io non frequento molto perché, per il motivo che dicevo sopra, perché io sto lavorando, sto intrattenendo relazioni personali. E poi magari mi chiamano dopo. Nel caso, per esempio, di Wizard of Mickey, se ricordo bene, Sì, una sì, serie sì. vecchia. All'epoca il direttore di Topolino era la Claretta Mucci, Sì. una donna intelligente, e lei mi ha chiamato un giorno. La serie era già iniziata, era un mensile, e mi ha detto: Roberto, ho una cosa breve da farti disegnare di, mi ricordo, 12 pagine, mi pare, che dovremmo, per promozionare la serie, su un inserto del Corriere della Sera, mi pare. Di punto in bianco, mi ha detto: lascia perdere quello che stai facendo, ti mando la documentazione. Quello è un momento un po' scomodo perché i tempi sono stretti e devi imparare a prendere confidenza con una serie di caratteri nuovi, eccetera. Però l'abbiamo fatto. Il giorno dopo la consegna, mi telefona sempre la Craretta e mi dici: sei disponibile a fare una storia per il mensile? Ho detto: va benissimo. Era un'ambientazione un po' horror, a me piaceva molto quella modalità di lavoro, al punto che gli ultimi 8 numeri, perché poi la serie ha chiuso, gli ultimi 8 numeri mi sono trovato a disegnarli soltanto io, per cui con dei tempi molto difficili, devo Eh sì. dire. Però la cosa che mi è piaciuta è che in quel caso, con la Claretta Mucci, sono riuscito a far passare anche delle tavole un po' con un'ambientazione, con una temperatura che di solito in Disney mi pare non si vedesse. Ecco, ho cercato anche di divertirmi, sono riuscito a divertirmi anche Esatto, in tra quel l'altro caso. coincidenza perché 3 giorni fa ho registrato proprio con Claretta Mucci, non è ancora uscita la nostra chiacchierata, ma ho registrato ed è stata molto molto interessante, insomma, la sua visione di quando è arrivata, di come ha lavorato, insomma, quindi è stata molto molto interessante. Sono tante le saghe e le storie che ha disegnato, ce n'è una che le è rimasta un pochino più. Non lo so, magari più nel cuore i Paperi, più nel cuore Paperi Nick, più nel cuore appunto quel Wizard of Mickey o un'altra serie. Sì, allora no, nel senso che io mi sono abituato fin dall'inizio a disegnare sia i paperi che i topi, perché volevo dare la disponibilità sia per divertirmi che all'editore di potermi adoperare nei diversi contesti.
Allora, Wizard of Mickey, Storia attorno al fuoco, poi il Paperi Nick, poi ultimamente un po' il PK ed altre. Allora, la cosa che a me interessa di più, è quella di proporre una forma di narrazione attraverso l'impostazione della pagina. Quella è la cosa che mi interessa di più, perché parto dal presupposto che, come accennavo all'inizio, noi occidentali abbiamo una geografia cognitiva abbastanza specifica, parliamo in un certo modo, abbiamo la struttura del concetto che nelle culture orientali non esiste, processi di astrazione, la Grecia classica. Il modo di raccontare, come lei saprà, che abbiamo noi discende dalla poetica di Aristotele, però poi è fortemente filtrata attraverso la cultura cristiana. La struttura classica che adoperiamo noi per raccontare fumetti, romanzi, film ed altro, è una struttura che viene definita tecnicamente struttura restaurativa in tre atti. E questa ha un'impronta assolutamente, è figlia del cristianesimo, questa cosa, dove al passato c'è una pena da scontare, un peccato. Oggi, nel tempo presente, c'è una situazione in cui impegnarsi per redimersi da quel peccato in vista del raggiungimento di un finale, positivo, migliore. La struttura restaurativa in tre atti segue in modo preciso questa linea, per cui all'inizio una situazione in cui dei personaggi vengono messi in difficoltà o sono in difficoltà, viene introdotto poi il passaggio centrale dove ci sono, che è il tempo più lungo di narrazione, dove in teoria i personaggi devono risolvere quella situazione interiore o esteriore, e alla fine c'è il lieto fine. Questa è la struttura che noi adoperiamo ed è fissa. È un po' la stessa struttura che ha adoperato anche Dante Alighieri nella Divina Commedia. Questo è il nostro modo di raccontare. Bene, a me già piace giocare con queste forme, perché questo è il modo occidentale di vedere il tempo, dove c'è un passato, un presente e un futuro. Come lei saprà, in molte altre antropologie non esiste questa scansione. Nelle culture africane o sudamericane o eschimesi, la figura del futuro potenzialmente positivo, che per noi è una struttura fondamentale, semplicemente non esiste, avevano un'impostazione cognitiva ciclica. Ecco. L'Occidente con il cristianesimo spacca questo schema e inaugura un futuro migliore. Questo condiziona il nostro modo di vivere tutti i giorni. Ecco, per cui cerco di lavorare sulle tavole, lavorando su queste forme, perché il concetto di tempo e di spazio è ciò che ci organizza la mente. Poi quando leggo, finisco per non annoiarla troppo, No, grazie no, per ci la mancherebbe, pazienza. anzi. Quando poi leggo qualche recensione, come me l'hanno mandata ultimamente, su delle cose che ho fatto, mi rendo conto che c'è poca attenzione a cercare di capire anche queste cose. Perché dal mio punto di vista, e qui poi concludo, dal mio punto di vista, il fumetto, è considerato un'arte di serie B, perché mediamente chi lo fa si approccia, con una mentalità da serie B, nel senso che viene ritenuto il fumetto come una cosa di serie B a prescindere. Ecco. Noi però in Italia abbiamo avuto degli autori meravigliosi, nome su tutti secondo me è stato Gianni De Luca, che aveva un'impostazione, e anche quando faceva le interviste, da persona che cerca attraverso il fumetto, attraverso il suo lavoro, di dare anche un contributo di carattere di pensiero, come essere umano all'interno di una società, non solamente disegnare per tenere il frigorifero pieno e andare in giro sui social e alle fiere a fare i personaggi. Quelle sono robe molto modeste. Un contributo come essere umano. Io faccio questa cosa. Adopero queste forme culturali che condivido con voi, che siete nella comunità dove sono io. Cerchiamo di parlarne perché può essere interessante, specie in un periodo come questo, dove mi pare che ci sia, non solo a livello italiano, un po', diciamo così, di confusione. Uso un eufemismo. Sì, e questo è un aspetto che non avevo mai analizzato, cioè con nessuno abbiamo affrontato questa cosa. E quindi, se ho capito bene, giustamente lei dice: se tu che lo crei, il
il disegno, il fumetto, non ci credi già, cioè, se tu non lo pensi già come qualcosa di culturalmente più alto e quindi che possa dare un contributo non solo a livello di semplice storia disegnata, come possono percepirlo poi gli altri in questo modo, se non ci credi già prima tu che lo produci? Perfetto. Guardi, io ne parlavo anche con Bertani di queste cose tempo fa, di presenza, ne abbiamo accennato un attimo. Allora, io ho smesso di andare alle fiere del fumetto, poi magari un domani mi invitano di nuovo e ci vado, per carità, va benissimo, perché trovo l'ambiente molto noioso. Cioè, si va là per firmare autografi e parlare un po' di se stessi. Non trovo molto interessante questa cosa. Quando qualcuno pubblica un libro, e va a presentarlo, lo si accoglie in modo più serio rispetto a un fumetto. Si parla del libro e si parla anche delle connessioni che all'interno del libro accendono appunto dei link con la realtà. Secondo me questa cosa va benissimo anche con il fumetto. Non sto dicendo che con il fumetto cambiamo il mondo. Non è questo, nessuno cambia il mondo. Sto semplicemente dicendo che, secondo me, in un periodo storico un po' impegnativo, difficile, ognuno scelga l'aggettivo che preferisce, secondo me, anche attraverso lo sguardo un po' più attento delle forme del fumetto, possiamo capire meglio chi noi siamo come società, come mentalità. E per cui riusciamo a trovare un principio di causa in rapporto a quello che sta succedendo a livello storico. È una questione di identità, perché per sapere dove andare, sia a livello di singolo individuo che a livello di società, secondo me, è necessario sapere dove si è e da dove si viene. Ecco, Certo. anche le forme del fumetto possono aiutarci a capirci meglio. Queste cose qua qualche volta le faccio anche un po' dal vivo per giocare un po', anche perché mi diverte molto, poi bisogna anche divertirsi. Esatto, sì, effettivamente, se no la fiera si riduce al buongiorno, che mi fa Paverino? Lei fa Paverino, stretta di mano e arrivederci. Però insomma sì, è abbastanza riduttivo. Però riflettevo che, come dice lei, non tutti i disegnatori poi sono pronti o disposti o hanno voglia di fare quello che dice lei. Molti si accontentano, anzi, dice: io mi metto lì, mi chiedono Paperino, gli faccio Paperino e finisce lì. E quindi bisogna cercare di capire chi si ha davanti e se c'è la volontà dell'autore poi di spendersi in maniera differente. Ma io questa cosa, come te l'avevo accennata via messaggio quando ci siamo scritti ieri, io questa cosa l'ho tradotta, l'ho veicolata organizzando da 3 anni circa, sì, quelle che ho definito delle conferenze illustrate. E per cui attraverso anche il patrocinio con dei comuni, ultimamente sono stato a una montagna di libri qui a Cortina, poi ho fatto qualcosa a Mestre. Poi ho fatto qualcosa con un comune anche qui in montagna. Io abito in Cadore, col patrocinio del comune. E per cui, nell'arco di un paio d'ore, faccio degli esempi dal vivo, sia disegnando e dipingendo, pittura classica, fumetto e illustrazione concettuale, perché sono 3 produzioni cognitive che sono emerse solo dal mondo occidentale. E per cui ospitano in sé, con le loro forme, la nostra mentalità. Cioè, attraverso lo sguardo su di esse, noi capiamo meglio che cosa siamo. Se vuole, dopo facciamo un esempio. E Sì. poi anche con l'ausilio di alcune slide. E per cui, nell'arco di un paio d'ore, cerco di partire dall'analisi delle forme, prima pittoriche, accademiche, classiche, diciamo, lo sfumato di Leonardo da Vinci, diciamo, che è solo occidentale. Il fumetto come lo intendiamo noi, e poi appunto la illustrazione concettuale, facendo vedere un po' come si fanno quelle cose dal punto di vista tecnico del gesto, e poi da quei gesti, da quelle forme, da quelle organizzazioni estrapoliamo il concetto che adoperiamo per vivere tutti i giorni. Questo è il passaggio. Ok, e la risposta com'è stata? Cioè, com'è la risposta a questi incontri? Allora, la risposta mi sembra molto buona. Dopodiché, se mi dicono una cosa ed è un'altra, questa non lo No, so, però mi certo. pare molto buona. La Sono un risposta po' mi pare molto buona. spiazzati. Sì,
all'inizio perché non si aspettano una cosa del genere. Cioè, io se venissi Allora. a un suo incontro con io, prima di conoscerla oggi, dice, c'è un incontro di Roberto Vian che fa vedere, parla di disegno, io tutto mi aspetterei meno che questo perché non lo sapevo. Quindi magari rimangono anche un attimo piacevolmente, magari sorpresi. Allora, mi pare che le risposte siano molto buone, anche perché riusciamo a farli andare a casa, mi permetto l'espressione amichevole, con qualche cosa che prima non avevano o a cui prima non avevano pensato. Ce l'hanno in testa, certo che ce l'hanno, però la facciamo emergere attraverso lo sguardo, in questo caso sul fumetto, sulla pittura, eccetera. Poi qualcun altro lo farà con qualcos'altro. A me interessa molto questa cosa, ho cercato di proporla anche in ambienti fumettari, però non ci sentono molto e per cui ho preso un'altra strada, lo faccio per conto mio, va bene uguale. Peccato perché io Adesso già la vedevo a dovrei. Lucca fare una cosa del genere. No, non la capiscono, non gli entra, non computa. Peccato, peccato perché secondo me è un approccio completamente diverso dal solito e quindi io sarà che tutto ciò che è diverso poi comunque è nutrimento, comunque è scoperta di qualcos'altro in più che poi magari lei dice 10 cose, magari io 7 le recepisco e 3 no, però ne ho prese 7 in più e quindi comunque è un arricchimento. Sì, ripeto, senza nessuna presunzione, perché non c'è nessuna presunzione da frequentare, io reputo che un essere umano, oltre a tenere il frigorifero pieno e andare dove vuole lui, dia un contributo anche di carattere, come dire, dialogico con l'altro. È la cosa che facciamo quando parliamo con i nostri amici, con la fidanzata, con qualcuno che abbiamo conosciuto. Ci scambiamo idee sul mondo. Ecco. Secondo me è una cosa che dovrebbero fare tutti, secondo me, perché poi le strutture sociali si organizzano e si plasmano anche in base a come gli individui si comportano e a cosa si dicono. Mi riesce difficile pensare, adesso esagero un po', mi riesce difficile pensare che una società possa prodursi in modo più bello se passa il 90% del tempo a fare conti. Mi riesce molto Certo. difficile. Per fare Certo. un esempio. E sì, ripeto, io ho provato a proporla anche in altri contesti formali, fumetto, però non, cioè, ti guardano come se fossi un extraterrestre. Immagino. Peccato perché cambierebbe anche, questo potrebbe essere oltre, potrebbe essere un modo per far cambiare anche a chi non l'ha ancora capito, la percezione del fumetto come espressione a chi appunto pensa ancora che il fumetto sia solo quattro paperi o quattro cowboy o quattro astronauti disegnati su un foglio, insomma. Quindi sicuramente sarebbe peccato. Spero che prima o poi magari ci sia qualcuno che magari all'inizio non sia Lucca, ma magari sia un'altra fiera, un altro mondo fumettistico che capisca questa cosa e che sperimenti. Poi magari, non lo so, poi magari non hai il riscontro che speriamo, però almeno uno lo sperimenta e ci prova, insomma, e poi magari si accorgono che invece c'è la risposta, perché io sono sempre stato convinto che nel momento in cui qualcuno cerca di alzare l'asticella, poi c'è sempre qualcuno che ti segue. L'ultima frase la sottoscrivo e la ringrazio di averla detta. Tra l'altro, se mi permette, in 2 minuti mi viene in mente una cosa, a proposito di quello che noi definiamo l'artista. Allora, arte vuol dire tecnica, non vuol dire un'altra cosa, non c'è niente di aulico. La traduzione etimologica è questa. Arte è tecnica, come diceva anche Federico Zeri, tra l'altro. Mi viene in mente che in rapporto all'opera, all'operare, all'opera d'arte, all'operare, al fare e all'artista, anche studiosi, secondo me, molto bravi, li sto guardando come studiosi, come ricercatori, come il professor Massimo Cacciari, piuttosto che il professor Umberto Galimberti, ci spiegano, a partire da Platone e poi Hegel ed altri, che tutto sommato l'artista, cioè colui che opera, che fa le cose, non è fondamentale. Fondamentale è quello che fa emergere dal punto di vista di pensiero, cioè di interpretazioni, perché noi viviamo per interpretazioni, non per verità,
e che abbiano una connessione con il sociale, con le altre persone, con la polis, polis da cui anche Certo. papeteropoli, è un termine che discende dal greco polloi, polloi sono i molti, è la comunità, è la moltitudine, Esatto. che ci sia una connessione, che ci sia un discorso di società, perché poi lì c'è la possibilità di guardarsi e decidere eventualmente dei comportamenti. Questo è un po' il nucleo Certo. che mi interessava aggiungere. E anche il suo lavoro fuori da Disney è orientato a questo, perché ho visto delle cose Assolutamente sì. completamente diverse, ovviamente, dal prodotto Disney, e che quindi credo che si sposino molto meglio quando poi fa questo tipo di eventi. Sì, assolutamente sì. Io li trovo molto divertenti questi incontri, queste occasioni. Ultimamente, come accennavo prima, ho fatto Cortina e poi Mestre. E adesso vediamo in un'altra parte d'Italia se riusciamo a combinare con i tempi, mi piacerebbe molto. È una cosa che mi piace seguire. Non ho trovato un canale all'interno del fumetto ufficiale, va benissimo, lo facciamo in un altro modo. Tanto, insomma, il mondo è pieno di gente, insomma, non è un problema. Perché poi alla fine c'è un po' quella domanda, dire come sto impegnando il tempo di vita, che cosa sto facendo. Ecco, perché ripeto, anch'io sono andato per fiere negli anni 90 a firmare gli autografi, a farci i selfie e a fare 10 minuti, mezz'ora di battutine per divertirci, ma io voglio parlare con chi ho di fronte, chi sei tu? Parliamo di noi come persone, attraverso il fumetto in questo caso. Per cui ci divertiamo guardando il fumetto e vediamo da lì che cosa possiamo capire di noi anche. Che è connesso con la vita, con la vita, con la morte, con l'amore, con l'economia, con il tempo. Sa A che me questo viene è spontaneo. estremamente destabilizzante. insomma, il dolore è un grande maestro, diciamo, ecco. Però la gente molto spesso non vuole pensare, non vuole. Quello è il discorso. Ecco perché poi dico è destabilizzante, perché poi c'è tanta gente invece che secondo me ha bisogno e ha voglia di questo. Però dico è destabilizzante perché poi c'è tutta una parte. Di popolazione che invece non ci voglio pensare, non voglio il prodotto basico da fruire, da subire e poi basta, finisce lì. E quindi andare a scuotere è veramente coraggioso, insomma, quindi un plauso assolutamente sentito per questa iniziativa, e secondo me succederà a lungo andare, potrebbe succedere il contrario, cioè che il mondo fumettistico, che poi magari per il momento ha ignorato questa cosa, nel momento in cui vede che poi in un ambito non suo, cioè sa che succedono queste cose, quando vede un appartenente a questo mondo che però va a fare questa cosa e ha successo in un altro mondo, poi c'è la rivendicazione, come a dire, no, ma come, ma è un disegnatore Disney, è un disegnatore, è un fumettista, allora no, e allora deve venire da noi. E quindi potrebbe esserci un ritorno poi, invece un riconoscimento da dove poi sarebbe una sede non più adatta, però una buona sede per fare queste cose, quindi il mondo fumettistico, perché poi ci sono anche tanti giovani. Sì, allora, per fare una battuta, mi ricordo che un grande economista inglese, che si chiamava John Maynard Keynes, diceva che sul lungo periodo saremo tutti morti. Allora, fatta la battuta, sì, concordo assolutamente. Allora, il livello di conformismo è sconcertante, non lo dico io, lo diceva già Nietzsche, tra l'altro, no? Noi piccoli uomini abbiamo inventata la felicità. Una vogliuzza per il giorno e una vogliuzza per la notte. E chi non è d'accordo con il conformismo, beh, scrive Nietzsche, per chi non è d'accordo c'è il manicomio. Per cui sì, c'è un livello di conformismo che è abbastanza grottesco, però molto puntualmente, come ha detto lei, ci sono molte persone che hanno anche un desiderio di condividere, magari non lo fanno in prima persona, però magari quando incrociano qualche cosa, magari anche quello che qualche volta posso fare io, sì, vedo delle reazioni, sì, È vedo come se c'è un fossero inerti bisogno. e poi Sì. vengono svegliati da una sollecitazione. Sì, c'è un bisogno che non hanno solo loro, ce l'ho pure io.
Certo. Non sono loro, anch'io ce l'ho questo bisogno, perché il bisogno è una categoria, in natura forse è la categoria più importante, è la categoria più potente, quella della necessità, ananke, Esatto. dicevano i greci. Esatto. Per cui. E tra l'altro, io penso sempre alle nuove generazioni. Io ho 52 anni e penso sempre ai ragazzini 12, 13, 14, 15 anni che si stupiscono, si meravigliano della banalità, senza sapere che poi c'è molto altro dopo. Quindi, quando c'è qualcuno che cerca di appunto alzare l'asticella, di fargli capire che quello che pensano sia meraviglioso è probabilmente, guarda, che hai visto solo la punta dell'iceberg, sappi che dietro c'è un mondo, io lo trovo assolutamente doveroso, se posso usare questo termine, nel senso che dovrebbero farlo più persone possibili, che ne hanno la possibilità e hanno gli strumenti per farlo. Sì, poi dipende da come uno vive quello che fa, insomma, questa è una cosa individuale, insomma, io probabilmente potevo, anche facendo qualcos'altro, l'intenzione dentro di me era sempre la stessa, quella di condividere con le Certo. persone, qualche cosa che abbia a che fare con le nostre strutture culturali di fondo, che no, noi secondo me le trascuriamo veramente in modo terrificante. Mi permetta un esempio. Ho accennato prima, noi occidentali abbiamo questa struttura del tempo che prevede un passato negativo, un presente in cui impegnarsi e un futuro, nella Bibbia, dopo l'Apocalisse. Apocalisse non vuol dire distruzione, Apocalisse vuol dire disvelamento dell'occulto. Ciò che prima era stato promesso adesso si mostra agli occhi, allo sguardo, come verità, ed è un luogo di salvazione. L'occidentale ha questa cosa in mente, la figura del futuro potenzialmente sempre migliore. Lo si vede anche, lo si sente anche nel linguaggio, speriamo, auguriamoci, anche gli uomini di potere adoperano queste parole. Noi vediamo il futuro in modo positivo. Il depresso, andiamo in clinica, in zona clinica, in psichiatria, il depresso chi è? È una persona che non vede il futuro. Cioè il futuro non retroagisce come progettualità. E per cui va in depressione. Questa è la mente occidentale. Questa, la depressione, che mi pare sia molto comune, ci dicono i medici, le statistiche, la depressione è un tipico dolore da tribù cristiana, perché in altre culture, dove non c'è la figura del futuro, ma c'è una visione, come accennavo prima, ciclica del tempo, avranno altri problemi, ma problemi di depressione, come ce li abbiamo noi, non ce li hanno. Qui il modo di vedere anche il tempo, che organizza anche i modi di narrare i fumetti, i romanzi, eccetera, influisce sulla nostra psiche e il suo benessere o il suo malessere. Questo è solo un esempio. È vero, assolutamente. E, per tornare a una cosa un pochino più tecnica, lei disegna su tavoletta o su carta? Io lavoro su carta, però Ok. ho provato una tavoletta, un iPad qualche tempo fa e volevo provare tra un po' a giocare un po' con quelle cose, anche perché faccio anche delle illustrazioni, eccetera, e per cui sostanzialmente come è evidente, mi taglia i tempi di lavoro. Esatto, ma poi secondo me nel suo extra Disney, secondo me potrebbe divertirsi molto con quello che si può fare oggi con il digitale, perché può, in pochissimi secondi può sperimentare veramente tantissime cose e quindi a quel punto potrebbe lasciare più spazio alla fantasia e meno a tutta la parte tecnica che la fa la macchina, insomma, e quindi vedendo le sue cose extra Disney, secondo me, con un prodotto digitale ci sarebbe da divertirsi molto, secondo me. Sì, io ho provato una tavoletta in un Apple Store per un paio d'ore, ho fatto delle cose diverse, pensavo fosse molto più complicato, non è comodissimo, però ha dei vantaggi che sono notevoli, insomma, Certo.
È sempre la mentalità della tecnica, cioè l'ottenere di più con meno impegno, meno tempo, meno sforzo. La procedura è quella. E anche questo, se mi permette, è un punto fondamentale che mi permetto di trattare durante le mie conferenzine, perché è un tratto che è tipicamente occidentale e ci condiziona molto il modo di vivere. Per cui da ogni cosa che possiamo vedere nei fumetti, nelle illustrazioni, nella pittura, possiamo tirar fuori qualche cosa, secondo me, di interessante. È vero, è vero. E per chiudere, questo 2022, a parte la storia di Amelia, c'è qualcosa che possiamo sapere, che ci può dire su cosa sta, quali sono i progetti, quali sono cose che si possano dire che non siano, magari segretate da contratti, eccetera, eccetera? No. Allora, io lo dico, dopo se vorranno mandarmi un plotone di esecuzione si accomodino pure. Qui c'è un bel paesaggio, gli offriamo anche da Ok. mangiare. E allora, adesso sto finendo una storia in due parti di Topolino Giramondo. Ok. Ed è ambientata, c'è cioè Topolino che va in Mongolia sostanzialmente. Per cui mi sto divertendo un po' con quei paesaggi, con quegli animali, cioè, per cui è anche divertente. E poi per il resto sto facendo delle cose in giro dal vivo con la conferenza a cui ho accennato prima. E poi c'è un'altra cosa, un progetto fuori Disney a fumetti, basato su di un romanzo scritto da un signore italiano vivente, che ha pubblicato adesso anche in Francia, che secondo me è semplicemente strepitoso, però Ok. questo mi permette di conservarlo No, cioè ci perché mancherebbe. ne stiamo un po' parlando con Alessandro, si chiama lo scrittore, perché secondo me ha scritto una cosa in un modo veramente meraviglioso. Quando io non leggo romanzi di solito perché mi annoiano, purtroppo. Ho un'altra modalità di lettura, però quando una ragazza ha insistito, ha detto leggilo, leggilo, mi sono sforzato per farle un favore e sono rimasto assolutamente folgorato. Quando ho finito di leggere il libro, ho detto io questo signore qua lo devo conoscere. Ecco, qui l'ho invitato a pranzo e dopo ci siamo conosciuti un po'. E poi quando riuscirò, visto che ho saputo che voi in Italia avete più gente che scrive che gente che legge, avevo cominciato, ma già da qualche anno, a impostare anch'io un libro che è la messa per iscritto di quello che faccio durante le conferenze illustrate. Cioè Ok. partiamo dall'arte e poi estrapoliamo il resto. Ok. Beh, belli e variegati progetti, insomma, quindi complimenti. E pensavo a questi incontri alle fiere, che magari qualche mostra del fumetto, non minore come importanza, ma minore magari come storie, e quindi ho notato che le fiere del fumetto più piccole sono molto più attente a determinate cose. E quindi magari, non lo so, mi veniva in mente un Taranto Comics, qualche realtà che è molto, molto seria, molto importante, però non ha la visibilità e la macchina industriale di una Lucca Comics, eccetera, eccetera. E secondo me potrebbe essere una base di partenza per scardinare e inserire un cuneo nel mondo del fumetto e quindi provare a scardinarla. Ma sì, questo non lo so, nel senso che io non è che faccia degli sforzi particolari adesso, perché li ho già fatti, per cui non vado là ad insistere, insomma, se le grandi macchine, Lucca Comics, queste che vanno benissimo, sono molto mainstream, ecco, Esatto. e per cui probabilmente fanno anche bene a non prendermi neanche in considerazione. Perché io faccio una cosa diversa, per Certo. cui non lo so, magari umani, cioè no, ma non è che ci penso, perché penso ad altri contesti. Qua. No, 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 certo, però ci pensavo io mentre le parlava perché insomma, secondo me sarebbe bello vederlo in un ambiente dove c'è chi è appassionato di disegno e di fumetto e quindi poi da lì partire per fare questo viaggio, insomma. Già avrebbe una partenza più una base comune dalla quale partire. Ma guardi, mi viene in mente tra quello che si chiama
è un termine che a me non piace, comunque, quello che si chiama pubblico, nelle ultime due occasioni che ho avute a Cortina e a Mestre, tra il pubblico erano presenti docenti di storia dell'arte, filosofi, medici, pedagogisti, insegnanti, eccetera, eccetera, eccetera. Non so se Luca Comics abbia questo parcheggio, non lo so, però a me fa molto piacere sapere che ci sono persone che fanno queste cose e che hanno un'esperienza di vita e sono curiose di venire a sentire che cosa facciamo. Certo, ma secondo me ci sono, è che lì sono in incognito, perché essendo un evento mainstream, ovviamente sono in incognito, nel senso che vanno lì come semplice pubblico, sempre nell'accezione che ha pensato lei, per fare quello che si fa in una fiera normale mainstream. Ma se tirati fuori, secondo me, dal loro risvegliati dalla loro attenzione, secondo me potrebbero dirottarsi su altro, insomma, quindi perché no? Tra l'altro, questa serie mia di chiacchierate sono molto contento, viene vista anche molto dagli addetti ai lavori. E quindi chi lo sa che magari qualcuno non dica fermi tutti e magari nasca una richiesta nei suoi confronti per questa cosa in qualche altra realtà. Insomma, io mi piace molto pensare a degli incroci, a delle connessioni, magari che normalmente non verrebbero, insomma, quindi è un augurio più che altro. Grazie, tra l'altro ho visto che il suo canale è, mi pare, seguito non male rispetto ad altri, anzi, per cui è una buona cosa. Sì, anche nelle grandi fiere sono presenti le persone che fanno insegnanti, eccetera. Poi dipende da chi sta dall'altra parte, se riesce ad accendere un po' di interesse. Questo mi pare che Esatto. sia chiaro. O Intanto soprattutto procediamo. se li reputa come solo soggetti che vanno lì, vieni, compra il fumetto, prendi lo sketch, ciao. Oppure se dice aspetta, vieni perché se vuoi comprare il fumetto c'è lo sketch, ma se vuoi c'è anche, visto che tu cerchi anche questo o comunque sei stimolato anche da questo, ti diamo anche quest'altra cosa. Insomma, dipende appunto dalla volontà di chi organizza queste cose. Insomma, e speriamo che. Esatto, perché Esatto. adesso che mi viene in mente, mentre sta parlando, mi viene in mente che nei 3 anni precedenti, quelle volte in cui ho avuto occasione di parlare per proporre quello che faccio, nel caso della conferenza illustrata, in genere quelli che si occupano di fumetto ti guardano sospeso. Poi ho sentito, in questo caso, come dicevo prima, Cortina, Mestre, poi mi ricordo un istituto universitario, non ti lasciano neanche finire di parlare, ti dicono subito sì, quando lo facciamo. Qui vedi la differenza di Certo. attenzione e di risposta. Ecco, io naturalmente vado in quella direzione perché È certo. ho un tempo limitato di vita, non è che sto vendendo, non è che ti devo correre dietro per convincerti, insomma, non è un problema mio. Non faccio lo psichiatra, faccio un altro mestiere. Certo, ma anche perché secondo me la sua proposta presuppone un impegno dall'altra parte. Cioè, nel momento in cui lei fa una proposta così, chi è dall'altra parte deve pensare, ragionare e dire di che cosa sta parlando? Ah, cavolo, di questo qui. Ah, ok. E allora, quindi è uno sforzo che non tutti sono disposti a fare, purtroppo. Secondo me, sa che la gente, quando non capisce, dice no. Non è che dice non ho capito, aspetta, spiegami meglio prima che ti dica sì o no. Spiegami meglio, poi nel momento in cui ho capito, ti dico sì o no. Molti, se non ho capito al primo colpo, no, non ho capito, non mi interessa. Ma non è perché non mi interessa, è perché non l'ho proprio capito. Quindi, secondo me, potrebbe essere quello il primo ostacolo, il fatto che molti, magari non capendo di che cosa sta parlando, e dice no, no, vabbè, non mi interessa, è una cosa strana. E quindi, invece di dire no, aspetta, io guarda, non, sono impreparato a questa cosa. Se me lo spiega in maniera più completa, magari una volta che l'ho capito, ho un quadro diverso. E poi magari le dico no per altri motivi, però almeno ho capito di che cosa stiamo parlando. Questo, secondo me, è il punto. Assolutamente d'accordo, sì, quando non si capisce si tende a dire no. Tra l'altro mi viene in mente che un paio di anni fa ho avuto a che fare, perché ho proposto questa cosa anche a un assessorato qui in Veneto di una cittadina, diciamo, importante. Ho avuto a che fare con l'assessorato cultura e turismo ed è stato un disastro, perché ho passato un mese, a mandare loro documentazioni, ci siamo visti anche di persona.
E questi continuavano a chiedermi dell'altro materiale perché non riuscivano ad entrare. Poi ho capito che la cosa che gli interessa è il denaro, cioè vogliono avere qualcosa lì nel loro comune che muova un po' di gente per muovere un po' di fumo e per cui sono molto disattenti a qualcos'altro. Però il fatto che ci siano molte persone che dicono no quando non capiscono, per me va benissimo, nel senso che per me, anzi, è un motivo in più per continuare in un'altra direzione, perché comunque. Certo. Perché dopo ho conosciuto anche persone che alla fine della serata, anche mi ricordo una ragazza giovane, 20 anni, universitaria, molto carina, molto gentile, e mi ha detto: guardi, a scuola parliamo un po' delle stesse cose, però stasera ne abbiamo parlato meglio, grazie. Ecco, questo per me è una buona cosa. Esatto. E, io le faccio i complimenti per tutto il suo lavoro da disegnatore che e per tutta l'altra parte che alla luce di questa chiacchierata, spero capisca in che senso lo sto dicendo, fa sembrare anche minore la parte da disegnatore, non perché non ammiri le sue tavole, ma perché è veramente importante quest'altra parte di conferenze illustrate, perché è una cosa veramente molto intrigante, molto interessante. Che appunto, ripeto, io sono sempre attirato da qualcosa, sono sempre attirato anche da qualcosa che non so. Cioè, io ci verrei anche solo perché molte cose non le so, e quindi se non le so, le vorrei sapere. E quindi già questo mi stimola e se la gente facesse così, probabilmente si alzerebbe mediamente anche l'asticella. Cioè, io se una cosa non la capisco, è lì che mi appassiono ancora di più. Sono le cose che già so e che conosco che mi annoiano, insomma. Quindi l'approccio mio è completamente diverso. Quindi le faccio i complimenti per tutto e le auguro un in bocca al lupo per questa cosa e assolutamente che possa avere un successo sempre, sempre maggiore. Grazie, molto gentile, grazie ancora per l'invito, molto cortese, una bella Grazie a sorpresa lei. e buone cose per lei e buona vita a voi. Grazie, grazie mille.